Ciao a tutti, eccoci di nuovo. Oggi vediamo come aggiungere del materiale in una composizione e gestirne i livelli. Bene, innanzitutto creiamo una nuova composizione. Passiamo dal menu Composition, New Composition, la chiamiamo Gestione Livelli, che è quello che faremo oggi. Diamo le impostazioni che abbiamo dato l'altra volta, cioè creiamo una composizione Full HD, HDTV 1080x25, che significa 1920x1080, dimensioni, larghezza, altezza, pixel quadrati, fotogrammi al secondo 25, e qui impostiamo 10 secondi, quindi bisogna impostare questi due numeri, 10 e poi 00, questi sono i fotogrammi in un secondo. Sfondo lo lasciamo nero. Benissimo. Ok. Lasciamo come sfondo la rappresentazione a scacchiera bianca e grigia, che sta a significare che lì è trasparente, anziché cliccare su questo bottone e vedere lo nero di sfondo. Ok. E cominciamo ad aggiungere manualmente un elemento. Per esempio, aggiungiamo un disegno. Questo disegno di un pacco regalo, un file Illustrator, lo prendo, lo posso trascinare o all'interno della timeline, qui, oppure direttamente nel monitor, è uguale, ok? Trasciniamo all'interno della timeline. Bene, la prima cosa che salta all'occhio è che l'oggetto importato dentro nella composizione non viene ridimensionato, per farcelo stare corretto all'interno della composizione, mantiene le sue dimensioni originali. In questo caso il disegno è più grande della composizione, poi vedremo come ridurlo. Una cosa che bisogna notare subito è che, a parte questi comandi che vedremo più tardi, nella timeline questo disegno, che ha come durata un frame, perché i disegni, le fotografie non hanno durata nel tempo come nel video, una volta importato in una composizione ha una durata, lo si vede qua, pari alla durata della composizione. Aggiungiamo qualcos'altro, per esempio una fotografia, questa foto scontornata. Stavolta la aggiungiamo direttamente nel monitor. E se l'aggiungo nel monitor ho anche la possibilità di metterla dove voglio all'interno della composizione. Quindi la posso mettere al centro e mi si calamita verso il centro, oppure posso metterla più spostata, mettiamola comunque verso il centro. Bene, questa è la fotografia di un barattolo di vetro. Ok, vi faccio notare che anche questa, essendo una fotografia, è della durata di tutta quanta la composizione, cioè 10 secondi. Altra cosa che vi faccio notare è che ogni elemento che io aggiungo occupa un suo livello. Okay? L'ultimo oggetto aggiunto adesso occupa il livello 1, mentre il pacco regalo occupa un livello 2. Se aggiungessi un altro disegno, questo qui dell'automobile, ok, lo aggiungiamo sempre a mano, benissimo, adesso è lui che occupa il livello 1, il barattolo occupa il livello 2 e il pacco regalo il livello 3. Quindi ogni elemento che io aggiungo occupa il suo livello, un livello non può essere condiviso da più elementi. E quindi diventa importante l'ordine del livello. Se io lascio gli oggetti in questa situazione qua, l'automobile che sta al livello più in alto si vede per prima. Il barattolo che sta al livello più basso rispetto all'automobile in questo momento si vede dietro, dopo, e in questo caso è nascosto. E stessa cosa il pacco. Se io volessi vedere nell'ordine prima il barattolo, poi l'auto arancione e poi il pacco, dovrei spostare manualmente il barattolo dal livello 2 al livello 1. E lo si può fare tranquillamente, semplicissimamente, spostando la mano. Quindi clicco e trascino manualmente da un livello all'altro i vari elementi. Stessa cosa l'automobile, la posso mettere dietro il pacco, il barattolo davanti a tutto, non c'è alcun problema, è facilissimo. Ora proviamo ad aggiungere anche un video. Ecco questo che dura 3 secondi. Prendiamo questo video, lo aggiungiamo qui come primo livello. Ecco, il video, siccome dura 3 secondi in questo caso, durerà 3 secondi anche nella timeline. Quindi la durata di un video rimane inalterata.
sono le foto e la grafica che acquistano la durata della composizione. Il video invece termina a 3 secondi. Se io prendo il cursore che segna il tempo, questa barra rossa con in cima questo punteruolo azzurro, lo prendo, lo trascino avanti nel tempo, superati 3 secondi il video non si vede più. Anche qui il video è della sua dimensione, cioè più piccola la dimensione della composizione, lo posso spostare prima, dopo, dove voglio, come livello. Bene, cominciamo a vedere qualche comando all'interno della timeline. Qui sulla sinistra, a sinistra del nome dell'elemento, ci sono 3 pulsanti. Uno ha forma di occhio, proviamo a spegnerlo, quello di barattolo. Spengo l'occhiolino di barattolo e quindi svanisce il barattolo, non si vede più. È presente all'interno della timeline, però non lo si vede nel monitor. Ok, se voglio rivederlo, accendo qui. Stessa cosa vale per gli altri livelli. Il secondo bottone invece è un po' l'opposto, il contrario. Se adesso io clicco il secondo bottone che si chiama solo, che succede? Che vedo solo quell'elemento lì, appunto, e non vedo gli altri, mi esclude la visione degli altri. Il terzo bottone invece è un lucchetto che se lo attivo blocca quel livello qui, cioè non posso neppure selezionarlo, non posso fargli niente, è immodificabile. Sta lì dove sta adesso, ma non gli posso fare niente. Di solito lo si attiva come sicurezza, nel senso mentre si sta lavorando all'interno della composizione, per essere sicuri che distrattamente non sposti l'oggetto da un'altra parte e poi dopo me ne accorgo più tardi, basta bloccarlo, ok, quell'oggetto momentaneamente è intoccabile. Quindi togliamo adesso il lucchetto. Benissimo, gli altri comandi li vedremo più tardi quando serviranno. Ora, una cosa che riguarda un po' la navigazione all'interno della composizione, cioè come io posso osservare la composizione all'interno del monitor. Bene, ora sto visionando la composizione al 50% della sua dimensione, c'è scritto in questo menu qui. Al momento attivo la voce 50%. Se volessi vederlo al 100% della sua dimensione, dovrei attivare questo ingrandimento qui, 100%. E con questa dimensione non riesco a visionare tutto quanto il materiale. Dovrei proprio allargare tutte le finestre intorno e fare spazio per vedere la composizione tutta intera al 100%, per cui torno al 50%. Ora la sto anche visionando al massimo della risoluzione, scritto qua full. Se io abbasso la risoluzione con cui osservo l'immagine, per esempio alpha, ancora non mi accorgo che la risoluzione sia abbassata, cioè non lo percepisco ancora d'occhio, ma se comincio a abbassarla un terzo, un quarto, ecco che adesso comincia un po' a sgranare le immagini all'interno della composizione, quindi ora torniamo di nuovo a full resolution. Benissimo. Però un metodo un po' più rapido per zoomare in avanti o indietro in una composizione è usare la rotella del mouse. Puntate il mouse sul monitor e ruotate la rotella in avanti, rimpicciolite la composizione. Se invece la ruotate verso di voi, zoomate dentro la composizione, quindi potete passare da un ingrandimento all'altro. Potete andare a un massimo del 1600% o a un minimo dell'1,5% girando la rotella. Però attenzione, se volete zoomare in una zona precisa dell'inquadratura della composizione, che ne so, qui volessi zoomare sulla ruota destra di quest'automobile qua, anche se voi mettete la freccia del mouse sulla ruota e poi ruotate la rotella del mouse, comunque la zoomata viene verso il centro della composizione. Se volete zoomare nella posizione in cui si trova il mouse, dovete tenere premuto il tasto Alt, quindi Alt e poi ruoto la rotella del mouse, ecco che zoomo lì dove si trovava la freccia. Potrei zoomare di qua, però ci vuole il tasto Alt supplementare, altrimenti zoom al centro della composizione. Altra cosa che posso fare mentre sto lavorando nel monitor, oltre a zoomare avanti e indietro, è spostarmi a destra, a sinistra, in alto e in basso. E per fare questa operazione devo tenere premuta la barra spaziatrice. Appena lo faccio,
La freccia nera che rappresenta il mouse si tramuta in una manina. A quel punto posso cliccare e trascinare verso destra, sinistra, in alto, in basso e posso spostarmi da una parte all'altra della composizione. Ok, queste due operazioni, zoomare avanti e indietro e spostarsi a destra e a sinistra, vengono praticamente fatte in continuazione durante la lavorazione, perché spesso bisogna andare a visionare una parte particolare della composizione per fare una certa lavorazione, una certa animazione. Quindi ricordatevi, zoomare lo si può fare impostando i valori in questo menu oppure usando la rotella. Vediamo anche come posso gestire manualmente i livelli che ho inserito nella composizione. Per esempio, l'automobile posso, cliccandoci sopra, spostarla all'interno della composizione. Per spostarla fuori, faccio notare che se un oggetto è fuori dalla composizione, nello spazio che circonda la composizione, io vedo dove si trova, perché comunque il rettangolo che contiene il disegno lo vedo, ma non vedo i pixel di quel disegno lì. Capisco dove si trova, ma non lo vedo solo quando è all'interno. Quindi lo posso spostare questo, posso spostare il barattolo, posso spostare il video naturalmente, qualsiasi cosa la posso prendere e spostare a mano. Cos'altro posso fare? Posso ridurlo in dimensioni, e per fare questo devo cliccare sul bordo del livello, per esempio, e stringere. Però vi faccio notare in questo caso, se prendo una di quelle maniglie laterali e clicco e trascino verso il centro, verso l'esterno, l'immagine si allunga e si accorcia soltanto in orizzontale. Se lo faccio cliccando su una di quelle verticali, se clicco su questa, per esempio, trascino, lo stringo in altezza. Se clicco e trascino una delle maniglie che stanno sugli angoli, lo stesso, aumento la larghezza e l'altezza contemporaneamente, ma non mantengo le proporzioni originali. Per mantenere le proporzioni originali durante l'ingrandimento a mano, devo aggiungere il tasto Shift. Importante l'ordine però con cui faccio l'operazione, cioè prima clicco sul bordo dell'immagine e comincio a ridimensionare, poi aggiungo il tasto Shift. A quel punto vedete che le proporzioni tornano come l'origine, e adesso posso continuare a rimpicciolire o ingrandire. Quando ho finito l'operazione, lascio prima andare il tasto sul mouse e poi lo shift e non viceversa. Ripeto, se voglio ingrandire uniformemente un'immagine o rimpicciolirla, clicco sul bordo dell'immagine, comincio l'operazione di ingrandimento e poi dopo aggiungo il tasto shift. Quando ho raggiunto la dimensione che mi interessa, lascio il mouse e poi lo shift e non viceversa, altrimenti potrei perdere le dimensioni. Quindi posso spostare, ingrandire e diminuire. E se volessi potrei anche ruotare l'immagine, però non lo posso fare usando lo strumento che sto usando adesso, cioè lo strumento selezione, primo degli strumenti base in cima. Dovrei usare uno strumento apposta che è questo qua, il quarto, si chiama Rotation Tool. Quindi se uso quello posso ruotare l'immagine. Benissimo. E se aggiungo il tasto Shift durante questa operazione, la rotazione avviene per 45 gradi ad ogni scatto. Ok, ogni volta che clicco e trascino, l'immagine ruota di 45 o a destra o a sinistra. Bene, queste sono le operazioni base che posso fare manualmente nel monitor della composizione, direttamente sui livelli. Nella prossima lezione invece andremo a visionare queste proprietà però all'interno della timeline. Vi faccio vedere in anticipo dentro questa sezione qui. Eccole qui, ma lo vediamo nella prossima lezione. Quindi ciao a tutti e alla prossima.